I carabinieri di Borgo a Mozzano e di Bagni di Lucca, al termine di una serie di accertamenti, hanno identificato la presunta autrice della rapina messa a segno negli ultimi giorni dello scorso anno a Borgo a Mozzano, all'interno di un negozio di parrucchiera. Era il 23 dicembre quando una donna, armata di fucile e a volto coperto, era entrata all'interno del negozio e quindi, terrorizzando letteralmente sia le commesse che la clientela in attesa, con la minaccia dell'arma aveva rapinato la titolare dell'incasso, che ammontava circa 600 euro. Poi era fuggita precipitosamente a bordo di un'auto. I carabinieri avevano iniziato immediatamente le indagini e, sviluppando alcune ipotesi investigative, sono riusciti ad individuare la presunta rapinatrice, identificata in una giovane donna residente nella provincia di Lucca. Oltre che risalire alla sua identità, i militari hanno impedito di fatto che la giovane portasse a termine un'altra rapina che aveva in preparazione in un altro esercizio commerciale della zona, stavolta armata di un grosso coltello e sempre con il volto coperto da un passamontagna. Adesso la donna sarà giudicata dal Tribunale di Lucca.